Dove sono? Allora, le domande qua le facciamo noi, chiaro? Avanti, nome, cognome e professione. Ma che avete fatto? Mi avete rapito? Allora, ma avete rapito una domanda? Nome, cognome e professione, avanti! Frutto di una riflessione sullo scollamento fra la gente comune e la classe dirigente che sempre meno la rappresenta, Figli delle Stelle è la storia di un rapimento, o meglio di una banda di soliti ignoti dei giorni nostri, che trova il coraggio di dire no al sistema e sequestra l'uomo sbagliato, portando avanti una piccola e goffa rivoluzione. A raccontarla attraverso lo specchio deformante della commedia è Lucio Pellegrini, da sempre autore di un cinema politico. Questo film è politico nella misura in cui ogni film è politico. Questo è politico perché parla di realtà e quindi parla di sentimenti diffusi rispetto al mondo che ci circonda. E poi perché in qualche modo descrive anche, anche nelle, un sentimento che parte da un piccolo gruppo di frustrati, precari, e poi si dipana fino al paesino di montagna con il gruppo così, di valligiani che in qualche modo ha le stesse idee rispetto alla politica che hanno loro. I personaggi di Figli delle Stelle, a cui Lucio Pellegrini guarda con benevolenza ed empatia, sono un portuale del Nord-Est, un rivoluzionario radical chic, un uomo appena uscito di prigione, un disoccupato e una giornalista televisiva. Anche se provengono da contesti diversi, hanno certamente alcuni tratti comuni, come ci ha spiegato Claudia Pandolfi. Sono tutti capaci di improvvisare molto bene. E l'evento in cui sono coinvolti dà spazio a momenti di grande divertimento. Quando ho letto il copione mi sono fatta delle risate che era tempo non mi facessi in lettura, e anche perché più o meno sapevo già chi avrebbe ricoperto quale ruolo. Infatti quando Lucio mi ha detto che c'eri te, ho detto no, volo no, rovina tutto. Giuro, l'ho fatto. Ma... e mi sono ricreduta, perché anche lui è perfettamente collocato nella come sua ingegneria. Come mi sono ricreduta? No, che funzioni cioè, molto bene. Non stiamo a giocare risico qua, hai capito, signore? Quello mi ha visto in faccia. Chi ti ha visto in faccia? Che cosa? La rena, la lepre, le cose. Ma chi davvero? Forse, cioè parzialmente sicuro. Cosa parzialmente? Mo! Protagonista di tanti film drammatici che parlano di amori infelici, Pierfrancesco Favino si è divertito a interpretare nuovamente un ruolo comico, come era successo per Baciami ancora, e a costruire il personaggio che in Figli delle Stelle scatena più ilarità ma anche più tenerezza. Io penso che in tutta questa cosa qua ci sia il desiderio di Pierfrancesco Favino di recitare, di trovarsi piacevolmente coinvolto ogni volta in una storia diversa. È come quando leggi un libro e tutte le volte ti metti in una situazione diversa e ti mette in una condizione diversa, così sono le storie che vai a interpretare, per cui non è che mi aspetto che domani succeda qualche cosa, le cose vengono fortunatamente grazie al privilegio che ho e cerco di adeguarmi ogni volta a quello che mi rimanda la storia che ho di fronte e le persone con cui lavoro, ovviamente. Comunque noi domani prendiamo l'arena e la riconsegniamo. Cosa? Ma tu sei fuori di testa! Avete sbagliato animale, chi se ne frega! Facciamo diventare l'obiettivo economico un obiettivo politico-strategico, ci penso io! Abituato a film in cui era solo il protagonista o comunque parte di una coppia, Fabio Volo è stato felice di lavorare in gruppo e di dare il suo contributo a un'opera che ritiene necessaria. Spesso, soprattutto dalla televisione, quando si vuole ironizzare su un'analisi del contesto sociale, lo si fa quasi sempre in maniera ridicola, invece in questo caso, grazie agli attori, al regista, alla sceneggiatura, viene fatto in maniera divertente, quindi intelligente. Per questo credo sia, tra virgolette, necessario. Poi io non credo che c'è niente necessario. Interpretato anche da Giuseppe Battiston, Paolo Sassanelli e Giorgio Tirabassi, Figli delle Stelle è anche un film che ci riporta a un'Italia diversa da quella in cui ci troviamo a vivere. L'Italia di fine anni 70 e degli anni 80, in cui l'avvenire sembrava ricco di promesse e si poteva ballare allegramente accompagnati dalla voce di Alan Sorrenti. Il vuoto che si accende, dai, quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Ah, ovviamente.